Su, dobbiamo andare, eh? Dai. Ancora non è finito. Guarda che fra un po' comincia il primo spettacolo, eh? Questa è la parte che mi piace di più. È il solito bandito che ritorna dalla sua ragazza per morire fra le sue braccia. Ti è piaciuto? Troppo violento. Ah, sì, andiamo. 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 Andiamo, Cati. Ma guarda questo. Su, dai. Si incantano queste. You see her. You want her. She looks so good to you. You wish you were a bigger man and she were too. That's what it's all about. And once you love her, you need her. She looks so very nice. You wish you were a stronger man and she were twice. Yeah, that's what it's all about. So you better take some vitamins. Keep your eyes and look at you. Drink a little pair of juice. Even drop a pill or two. È bello qui. La cosa che alla fine mi ucciderà sarà l'aria di città. A me la cosa che mi uccide è l'aria di campagna. Ma no, l'aria fresca non ha mai ucciso nessuno. L'aria no, ma il polline sì. Questo è il peggior mese per la mia febbre da... Scusi, da fieno. Mi dispiace, Alberto, posso fare qualcosa? No, grazie. Scusi un attimo, torno subito. Ti prendi un caffè? Magari anche un panino. Grazie, lasci pure. Che sta succedendo con tutta quella polizia? Un assassino o che altro? Soldi, dalla centrale alle varie agenzie. Me ne potrebbero anche lasciare un po'. E lasciano incustodito il furgone? Vuoto, si fermano solo al ritorno. Il percorso è lungo, ma quando sono pieni non fanno mai soste. Povero Alberto, vuoi che ce ne andiamo? No, no, finisci il tuo caffè. Dovremmo venire qua di giorno e portarci anche Cati per un picnic. Non lo dire nemmeno per scherzo, guarda. Le formiche nel cibo, poi le bevande sui pantaloni e poi... E quei terribili fiori. Ma i picnic sono bellissimi. Se tu non vuoi venire, Cati ci verrà sicuramente. Ma non è che non voglio, è che non posso. E poi quando pesa quell'erba... Oh. E allora è meglio che ce ne andiamo. Sì, tu ridi. È una tragedia. Poi non ti arrabbiare. Se non posso venire, non posso venire. Sono lei. Lo sai anche tu che basta che io parli di fiori che subito comincia a starnutire, sì o no? Sì, ma che chi... Chi va là? Allora salute. Sai che cosa penso io, Alberto? Che per un po' di tempo dovresti stare chiuso in albergo. Ah, l'hai capito. Lontano dai fiori. Oddio, un incubo. Le 4:14, come ieri mattina, 5 minuti di differenza. La stessa ora, sarà anche la stessa strada. Prova a precedermi e vedremo. Ok. Andiamo.
sono solo le 7. Ai ai ai. Qui si mette male. Ma che strano, i letti ancora intatti. Bene finché non ne trovo una che non abbia il telaio contorto, altrimenti lei capisce, non possono essere ricostruite e non può più camminare. Avete niente di color rosso? Rosso mi faccia pensare, no, per il momento niente. Che ne dice di questa grigia, come le sembra? Bene, ma cammina? Funziona, con un paio di gomme nuove davanti potrebbe anche andare. Ripensandoci, il grigio va bene, anzi, forse meglio del rosso. Riverniciandola di grigio può andare bene. Non ne ho il tempo. Se ci può mettere le ruote, prenderò questa subito. La prenderò in affitto, soltanto ho bisogno di 3 giorni finché non torna mio marito. Ci vuole la sua approvazione. D'accordo. Oh, le riporterò le chiavi immediatamente. Grazie. Arrivederla. È già giorno. Dove siete state questa notte? Avanti, parlate. Sì, sì. A fare una notata. Sì. Cosa? Sì. Di notte? È stupendo. Come va la tua febbre da fieno? Non cambiare il discorso tu. Mai sentito dire che le piscine siano aperte di notte? Siamo state nel bosco, caro. Nel lago. È meraviglioso. Naturalmente è pieno di fiori. Nelle tue condizioni non è proprio il caso. Oh, vado a letto, ma mi sento benissimo. Anch'io. Ma tu, Alberto, hai la faccia stanca come se non avessi dormito. Infatti. Oh, allora torna a dormire. Ciao. Qui? No. È andata male. Peccato, perché avevo una cosa da dirti. Volevo dirti una cosa molto importante. Sì. Ti amo. Lo so, caro, ma non è una novità. Anch'io ti amo. Fai bravo, eh? No. Ciao. Ciao. Alberto è sempre più sospettoso. Appena starà meglio con la sua febbre da fieno, non ci lascerà solo un momento. Perché non procediamo subito? Hai ragione, lo faremo stanotte. D'accordo. Questo? Ho dovuto comprarlo per forza, perché con i miei capelli corti non credevano che fossi un maschietto. A Londra è così. Andavo contro mano per le strade e vidi questa rondine attraente. Che rondine. Ma quando spiccò il volo mi accorsi che erano 2.
Oh, grazie. Purtroppo ho la febbre da fieno. Anche lei vuole essere svegliato alle 5:30, signore? No, grazie. Queste dureranno tutta la notte. Cosa vuol dire anche lei? Come le due signorine. No, io no, grazie. Bene, signore. 5:30. Questa nuotata sta diventando un vizio. Qui a sinistra. Sì, lo so. Eccomi qua. Mi hai fatto una paura da morire. Da quanto sei qua dentro? Da prima che veniste voi, logico, no? Dove si va? A fare il bagno nel lago. Di nuovo il bagno. Mi è sempre piaciuto fare il bagno. Avete portato il costumino da bagno? Noi facciamo il bagno nude, naturalmente. Nude? Una vecchia tradizione che per me sta benissimo, non ho complessi. Beh, carino da parte tua venire con noi. Pensavamo che con la tua febbre da fieno... No? Tutto sotto controllo. Devo avvertirti che l'acqua è fredda. Non ti preoccupare per me. Senti, facciamo una cosa. Io mi spoglio qui e voi vi spogliate di là, eh? Di solito noi ci spogliamo nella macchina. Perché non ci vai tu di là, eh, Alberto? Mi dispiace? No. Hai visto? Si è preso la chiave. Bene, caro. Ci troviamo nell'acqua, eh? Speriamo non ci siano le spine qui, eh? Vieni, Alberto! Vengo! Ma come siete ansiose! Voi intanto andate avanti, che vi raggiungo subito. E ditemi com'è l'acqua, se è freddina. Vieni, ci incontriamo in mezzo al lago! Siete sicure che non è fredda l'acqua? Dove sono finite quelle? Yahoo! Ma dove siete? Venite che fa freddo! Cati! Ecco le chiavi! Su! Vado a vela! Ehi! Dove siete? Non mi piace questo genere di scherzo! Ragazze, venite in acqua! Eh? Ma... I vestiti? Ma dove sono i miei vestiti? Ma erano qui, dove sono adesso? Oddio, lo sapevo, io le ammazzo! Ci sono cascato un cubettino. Voglio i vestiti! Vieni che dobbiamo rovesciarla. Thank you.
Mio Dio, quella ragazza! Fermo! Ma è la ragazza che stava bruciando! Non è più nella macchina! Come va? Sono andato a fare un bagno. E qualcuno le ha prese i vestiti, eh? Esatto. E vede, io soffro di febbre da fieno e allora... Sono state notificate delle fughe stanotte? Fino adesso no, ma che vuol dire? Ci sono tanti maniaci in libertà. Un momento, io non sono un maniaco, sono un cantante. Glielo posso anche provare, sa? Sì? Con te, Lili Barley. Che t'avevo detto? No, un momento, mi dia una prova d'appello. Ma lei, se mi sentisse quando sono in forma, è un'altra cosa, un momento. Potrei parlarle un momento, signora? A me? Oppure a sua sorella. Le dispiace se prima mi vesto? Prego. Judy! Sveglia! Judy, svegliati! Judy, c'è un poliziotto! La polizia? Come hanno fatto a scoprire tutto così presto? Pensi che ce la faremo dalla finestra? Nessuno vicino alla macchina. Chiedili attraverso la porta di chi si tratta. Casualmente. Non mi potrebbe dire di che si tratta? Abbiamo preso un uomo che dice di conoscervi. Un cantante. Hanno preso Alberto! Camminare nudi su una pubblica strada è un grave reato. Lo deve scusare, ispettore. Non è stata colpa sua. Colpa degli incubi. Soffre di incubi molto violenti. Un momento. Ma mi dite cosa c'entrano i miei incubi? Lo sapete come sono arrivato al lago? Beh, come? Sonnambulismo. All'hotel ci hanno detto che è stato fuori tutta la notte. Ma sono tutte bugie, sono state loro a portarmi al lago e rubarmi i vestiti. Ma perché avrebbero dovuto farlo? E che ne so il perché, ma sono state loro. E la stanchezza, lavora troppo. Ha bisogno di riposo. Non so quanto tempo è che non ci prendiamo una vacanza. Sempre in giro, ispettore. Sa, oggi qua, domani là. Hanno ragione loro, è stata colpa di un incubo. Anche la gita sul lago l'ho sognata. Anche il raffreddore l'ho sognato. Povero caro, sarai stanco. E tutto infreddolito. Ti proteggerò io e non avrai più incubi. Comunque lo avete identificato. È quello che dice di essere e per me questo è sufficiente. È anche un cantante di primo ordine. Vuole che le faccia avere i biglietti? Se lei e sua moglie vogliono venire all'ospedale. Oh, grazie, è molto gentile. Comunque vi consiglio di farlo riposare. Può essere molto pericoloso. Può essere molto pericoloso in questo stato, per sé e per gli altri. Ora cerca di dormire, caro, e non sognare. Soprattutto cercherò di non sognare voi. E se dovessi sognare ancora, cerca di sognare vestito, così non prendi freddo. Ciao.
Sono pericoloso, eh? Adesso vedrete quanto posso esserlo veramente. Faccio vedere io. Non capisco. Che cosa c'è? Descrivono la rapina esattamente come è avvenuta. Ma c'è un errore. Dicono che la macchina in fiamme era nera. Nera? Sì, la descrizione è precisa in tutto, tranne questo particolare. Per il poliziotto è stato un brutto colpo. Avranno perso la memoria. Dobbiamo portare via subito i soldi. Sicuramente batteranno tutta la zona. Può essere pericoloso. Prima andrò al motel a controllare se tutto è tranquillo. Poi andrò al cottage. Voglio venire anch'io. No, resta qui. Devi sorvegliare Alberto. Se si sveglia può farci avere dei guai. Mappa del tesoro. Signora. Il pieno. Va bene. Tutto a posto. Prego. Grazie. Buongiorno. Deve esserci un danno al volante. Vibra continuamente ed è rigido. Ci penso io, signora. È una cosa da niente. Va bene, grazie. Scusi, dov'è la macchina? Ecco la macchina. Grazie. Prego. Io me li porterò dietro fino in città. Vieni tu a prendere l'auto e poi va al cottage. Alberto, lascialo dormire. Non fa niente se si sveglia e non ci trova. Abbiamo la polizia alle calcagna e tu ti preoccupi per Alberto. Che ci può fare quello? Thank you.
pronta? La stanno facendo. Maledizione. Ci vorrà ancora una mezz'oretta. Dovrei andare in città. Mi dispiace, signora. Bene, cercherò di trovarmi un passaggio. Potrebbe darmi un passaggio? Prego, si accomodi. Bella macchina. Sì. Che bei capelli. Grazie, signora. Guida bene il tuo papà. Attraversa il fiume, si scende giù e si va a Viton. Ho capito. Scusi, io scenderei qui. D'accordo. Grazie, molto gentile. Prego, ma si immagini. Arrivederci, signore. Arrivederci. Ciao. Come avevo prestato. Senta, è pronta la mia auto? Ma prima era bruna. No, l'auto è sempre stata verde. Non parlo dell'auto, ma di lei. Si è dimenticata di dirmelo. Come? Mi piace cambiare colore dei capelli a seconda del tempo. A me il tempo pare uguale a prima. È pronta l'auto. Mi ha riparato la gomma forata. Foratura? Io ho aggiustato lo sterzo, come mi ha detto lei. Ah, sì. Va tutto bene adesso? L'auto è a posto. Ma lei come sta? Si sente bene? Certo. Quanto le devo? In tutto 10 marchi. Ecco qua. Grazie. Mi scusi, ma quando piove, che colore usa? Grigio, naturalmente. Mi dispiace, ma l'ispettore è occupato. Ma è una cosa urgente. Perché? Forse ha avuto un altro incubo? Non sono mai stato così sveglio in vita mia. Voglio parlare con l'ispettore, chiaro? Dobbiamo portarlo via di lì. Il bosco è pieno di poliziotti. Perquisiranno il garage. Sì, ma dove lo portiamo? E come? Non lo so. Ho un'idea. È sicuro di essere sveglio? Sì, sì, gliel'ho detto. L'ho visto con i miei occhi. Proprio il furgone della banca?
Facevo una passeggiata nel bosco ed ho visto questa casa. Mi sono avvicinato per curiosare e nel garage ho visto il furgone. Lei si immagina che cosa le potrebbe accadere se anche questa volta si fosse sognato tutto? Sì, me lo immagino, ma non corro nessun pericolo. L'ho visto. Vieni. Laggiù. Ma e allora, il furgone? Vi assicuro che era qui. L'ho visto io. Ma è sicuro? Lei mi deve credere. Non poteva essere camuffato meglio. Il posto giusto per la nostra tigre, nella sua comoda giungla. Bisogna pensare a una storia plausibile per la gente del circo quando vorremmo portarla via. Alberto si è svegliato. Speriamo di no. La mappa? Bisogna distruggerla. Ma non c'è più? Alberto, che bestia. Allora è uscito questa mattina prima di noi. Dove sarà andato? Alla mappa. Può aver scoperto tutto. Ma non l'abbiamo visto. E poi se avesse scoperto il garage ed il furgone, sarebbe già tornato qui. La polizia. La polizia. Che c'entra Alberto con la polizia? L'hanno arrestato. Sono sicurissima. L'hanno trovato nel garage. Siamo perdute. Ma Alberto non sa niente. Mettiamo che tu fossi della polizia. Cosa faresti? Lo interrogherei. E lo terresti finché non dice quello che sa. E sa molto sul nostro conto. Judy, sarà meglio che ce ne andiamo. Portiamo il furgone in un altro posto e apriamolo subito. E Alberto? Mi dispiace per lui, ma dobbiamo abbandonarlo. Dopotutto, una notte o due al fresco non gli farà male. Starà tranquillo per la sua febbre da fieno. Lei non avrà più incubi nel sonno, perché tutta la sua vita sarà un incubo. Hanno fatto in tempo a portarlo via. Ma di chi sta parlando? Dei ladri. Quelli non me li sono sognati. E allora fuori i nomi. Lei sa chi ha rubato il furgone. Sarei felice di dirglielo. Lei non sa quanto sarei felice io di sbatterla in prigione. Da quando è apparso lei,
La mia vita è diventata un incubo. Sergente, venga ad arrestare questi individui. Momento, io non c'entro. Come se l'avessimo lasciato nel centro di Monaco. Portiamolo via da questo posto. Vado io. Ma no, questo è troppo lunga. Ma non è vero, che non la sapete. Hai visto? Ci porti via la nostra tigre? Ce la porta via sul serio? Sì, la porto nella sua giungla. Meno male che ci sono questi alberi, mi sento più sicura. 10 chilometri, poi possiamo voltare e trovare un posto tranquillo. Dobbiamo comprare altri arnesi da scasso. Con tutta la roba che abbiamo qua dentro, credo che ne valga la pena. Quanti milioni ci saranno mai? Stavo pensando al povero Alberto. Non ti preoccupare, manderemo un lungo telegramma alla polizia. Ce lo possiamo permettere ora. Avanti, scendete. State ferme e tranquille. Quanti anni ci daranno? L'ergastolo. Ma questa è la nostra prima rapina. Se spostate l'auto, forse vi condoneranno qualche anno. Avanti, presto. Sbrigatevi. Se ne vanno e ci lasciano qui. Non ci arrestano. Ma perché? Eccole, sono loro, prendetele. Alberto! Dov'è il furgone? Quale furgone? Quello che avete rubato. Un altro incubo. Ma sì, la tigre è quello verniciato come una tigre. Con una tigre disegnata sopra, sì. Dice? L'ho visto. Che ipocrita. È passato di qui proprio ora. Lo guidavano due agenti. Ma non erano poliziotti, erano due banditi. Ma presto, inseguiamoli. Lei monti su questa macchina. Ma non le creda, ispettore, ma non capisci che il furgone l'avranno nascosto da qualche parte? Alberto, ti stai rendendo complice di due banditi. Se l'ispettore non li prenderà più, sarà colpa tua. Discuteremo dopo. Adesso inseguiamoli, presto. Stati loro a sparare per vivi. Non avevamo scelta. Peccato. Ci servivano più da vivi. Poteva capitare a voi. Ma quel fogone è pieno di soldi e voi lo lasciate bruciare. Dopo le nostre fatiche. Pensa ai milioni che bruciano. Soltanto pochi marchi. Quanto può costare qualche chilo di carta? Nel furgone c'era solo carta. Carta? Tutto questo caos per un po' di carta. Sapevamo che avrebbero tentato la rapina. Ma scusi, chi avrebbe tentato la rapina? Loro due.
Li cercavamo da tempo e dovevamo arrestarli. Aspettavamo l'occasione buona. Abbiamo consentito che facessero la rapina per poterli arrestare subito dopo. E ce l'hanno fatta, bloccando la strada, bruciando un'auto nera. Esattamente, soltanto che poi sono misteriosamente scomparsi sia loro che il furgone. E se abbiamo potuto porre fine alle criminose attività di due pericolosi banditi, tutto il merito va attribuito a questo nostro illustre ospite. E alle sue gentili partners. Se lo raccontassimo, non ci crederebbe nessuno. Abbiamo fatto una rapina perfetta, rubando un furgone pieno di cartacce a due banditi che lo avevano rubato poco prima usando la nostra stessa tecnica. E per finire siamo state premiate dalla polizia. Le quali hanno agito con estremo coraggio, dimostrando un profondo senso di dovere civico. Se non c'eravamo noi. Se sapesse di chi sta parlando, gli prenderebbe un colpo al commissario. Noi siamo buone e non le diciamo niente. Non capisco perché non vi uccido. Sarà l'amore che rincretinisce? You see her, you want her. She looks so good to you. You wish you were a bigger man, and she would too. That's what it's all about. And once you love her, you need her. She looks so very nice. You wish you were a stronger man, and she would twice. That's what it's all about. So you better take some vitamins if your eyes are looking too. Drink a little carrot juice, even drop a pill or two, 'cause baby you know you're gonna need a little double go, 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 'cause that's what it's all about. Even drop a bit of juice.